L'animazione si accentua nel gioco tradizionale delle bocce. Nemmeno gli anni attenuano quella passione contratta da ragazzi sulle balze dei colli veneti o sui campi del... Ma attenzione, il tutto deve essere irrorato dal nettare della giovinezza perenne, anche se soltanto crinto o bacotto. Il vecchio e il nuovo, la morra, il biliardo, mentre la compassata filosofia dei vecchi si concentra nel meditabondo scopone. Gran senno della esperienza. Ma questa brava gente sa fare di più e di meglio. C'è qualcosa di insolito. Non è un rastrellamento dei banditi di Montelepre. Si tratta di un rastrellamento scientifico di uccelli. Quei cervelli in effervescenza hanno preparato qualcosa di veramente straordinario. Sarà un magnifico incontro di amicizia, vedrete, dicono ammiccanto. Mentre a cuor contento ammicca davvero il leprotto che dice: questa volta non a me fare le spese. La squadraccia della morte per un'intera settimana ha condotto una guerra senza quartiere a tutti i volatili della zona. Ora li pelano con la soddisfazione della scotennatrice di Salgari. Quello spiedo è un poema. Le pentole ribollono. La massaia alza il coperchio con finezza insolita. E mamma Giulia manipola la delizia marinara dei suoi spaghetti alle vongole. Ci siamo. Sono venuti da paesi e borghi vicini, tutti amici, al di sopra di ogni contrasto. Borgo Montenero unisce, mentre purtroppo tante cose dividono. Il gruppo corale sfoggia il suo repertorio. Commensali reclamano il piatto che fa da sfondo al cenone, poenta e osegli. Mentre la fisarmonica non riesce a colmare i vuoti dello stomaco perché non ci sono più. E che ne dite di queste belle bimbe mascherate? Già, quel barbone l'è un bel maco della risata. Sì, insomma, è carnevale.
Ecco, ve lo dice in poche parole il sindaco Longo. Un po' di cuore, un po' di sincerità e il gioco a Montenero è fatto. Dice proprio così. Che bravi ragazzi! E attenzione, è parola di sindaco, avallato naturalmente dal Sor Giovanni, esimio presidente della giuria. Beh, lasciamo stare. Lasciamo ogni cosa nella dissolvenza di quella notte felice e ritorniamo alla pace del lavoro, al silenzio armonioso della natura, che a Borgo Montenero significa serenità, speranza.